La Caserta Reale Talk Show, settima puntata. Come sapete, è un'iniziativa questa promossa dal Consorzio Le Botteghe del Centro in collaborazione con Teleprima. Nella scorsa puntata noi abbiamo parlato di un'iniziativa, di una grande novità, ovvero quella della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania della graduatoria dei consorzi, dei centri commerciali naturali che avevano partecipato al bando regionale per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'associazionismo in ambito commerciale e turistico, delle reti di imprese e di servizi in comune e dei centri commerciali naturali, appunto per l'annualità 2009. E abbiamo anche detto che il centro commerciale naturale Le Botteghe del Centro si è classificato al primo posto in ex aequo con altri centri commerciali naturali, di cui poi vi ricorderò anche i nomi, e naturalmente con 40 punti per il progetto casertano e circa 200.000 euro di contributo regionale. Dunque, una gran bella iniziativa perché premia appunto l'associazione commerciale casertana, gli operatori commerciali che hanno voluto vedere in questo progetto una gran bella sfida per rilanciare il commercio nella città di Caserta. Allora, io vi vado subito a presentare i miei ospiti. Mimmo Marzaioli, che conosciamo ormai. Buonasera Mimmo, che è il coordinatore dello staff della presidenza Confcommercio Campania. Michele Del Prete, Buonasera. stilista casertano, operatore commerciale, e poi l'architetto Raffaele Cutillo, buonasera Buonasera, architetto, che salve. fa parte dello staff che ha redatto il progetto che è stato presentato in Regione Campania. Dunque, Domenico Marzaioli, nella scorsa settimana ci ha illustrato il percorso che ha fatto questo progetto, come era stato stilato, del resto anche l'architetto Cutillo ce lo ha ricordato diverse volte nelle scorse puntate, ma io quello che vorrei mettere in chiaro in questa settima puntata è effettivamente come stanno le cose, perché c'è stato un po' di comunicazione diversificata, diciamo così, tra virgolette, per cui probabilmente molte informazioni non sono state ben recepite. Non entriamo nei particolari, ma ritorniamo a quello che è il concreto di questo progetto e quindi dell'iniziativa importante di cui dicevo. Il progetto presentato dal consorzio si è classificato primo. Allora, Mimmo, andiamo per ordine. Ricominciamo da capo, Sì, vero? non è mai male, insomma, riuscire a chiarire, anche perché credo che, voglio fare una considerazione proprio iniziale, credo che sia importante dire che questa è una materia indubbiamente innovativa, diciamo per la cultura, per la politica, per le istituzioni, per le associazioni anche di categoria, che guardano a una strategia un po' diversa da quella del passato. Quindi questa novità probabilmente anche, devo dire, anche dal punto di vista della comunicazione, effettivamente non recepita nel giusto, nel corretto modo con il quale si è proceduto e secondo anche opinioni che invece dovrebbero essere un po' più attente alle competenze, e quindi anche, diciamo, la comunicazione anche giornalistica, come lei fa, insomma, tutte le volte che ci vediamo, mi sembra che c'è una crescita proprio dal punto di vista della conoscenza dei temi, e quindi bisogna fare in modo che cresce con noi la società, le istituzioni, la politica e anche la comunicazione. Detto questo, allora, in effetti il centro commerciale naturale è in effetti una strategia di sviluppo di medio-lungo periodo che tenta di realizzare sostanzialmente tutte le sinergie possibili tra aggregazioni di piccole e medie imprese commerciali, turistiche, dell'artigianato, dei servizi e del turismo, nel caso nostro, per fare in modo da superare quello che è il gap organizzativo
che hanno le imprese singole che finora hanno esercitato l'attività sempre da sole, rispetto ai grandi centri commerciali artificiali. Cioè riuscire ad avere finalmente una struttura aggregativa, quindi consortile, abbiamo scelto la forma del consorzio, non della società consortile perché avrebbe comportato una spesa più alta, per attivare finalmente un'azione collettiva, coordinata, di promozione commerciale e turistica, dotandosi della strumentazione minima necessaria per recuperare anche una propria identità, contribuire quindi al rilancio delle attività commerciali e delle attività all'interno di un territorio che va assolutamente recuperato alla sua funzione, alla sua attività. L'altra cosa, ho letto anche, pure io sono rimasto un po', diciamo, anche amareggiato da informazioni manipolate evidentemente ad arte, per motivi evidentemente strumentali rispetto all'attuale fase politica, ma noi dobbiamo dirlo con chiarezza, noi non abbiamo un problema di gareggiare per conquistare un'amministrazione comunale. Noi vogliamo, come associazione di categorie, quindi come imprenditori che rischiano col proprio capitale privato, ulteriori interventi in un contesto, dobbiamo dire, molto molto negativo, sia dal punto di vista dei servizi che sono dati, sia dal punto di vista della situazione economica drammatica che si sta vivendo in questo periodo. Giusto per fare una notazione di tipo economico, tecnica, perché ho la sensazione che a volte si parla senza tenere in debito conto che cosa significa una grande distribuzione o grandi strutture tra le più grandi d'Italia, quasi che in Campania non ci stessero limiti all'addimensionamento di queste strutture, con strutture che sostanzialmente aspirano risorse, Certo. consumi, attraggono consumi, sottraendole ad altri, perché non è che il commercio è un'attività produttiva che nel momento nel quale aumenta l'offerta aumenta anche la capacità di spesa. Chi dice questo dice baggianate. In realtà è una quantità di risorse destinate all'acquisto di beni e servizi, che in questa fase, tra altre cose, vedono le famiglie veramente in grave difficoltà e quindi vi è una riduzione del potere di acquisto sia delle famiglie, della capacità di risparmio, perché chiaramente quando meno si guadagna, tanto più si spende, si sa che diciamo ci sta una propensione marginale al consumo più alta quanto più basso è il reddito guadagnato. Quindi quando si realizza un'operazione di competizione tra grandi strutture artificiali esterne alla città e la città non si attrezza per competere, Certo. evidentemente noi favoriamo di fatto, e si è favorito di fatto, questo sviluppo anomalo, abbandonando, degradando addirittura queste nostre splendide città che in effetti oggi sono scimmiottate dalla grande distribuzione più, come devo dire, più evoluta, gli outlet, non a caso tentano di ridisegnare delle piccole città Quella che è il artificiali. centro storico del